Bene, allora buonasera a tutti. E questa stravagante disposizione ormai di questa sala, che nell'intenzione del dispositore era fatta per avere maggiore, come dire, calore e comunicazione. Mi posso mettere un po' così, maggiore calore e comunicazione, in realtà poi finisce che è abbastanza scomoda. Dunque, siamo qui questo incontro abbastanza informale, questo seminario, e tra l'altro io ringrazio subito proprio i nostri ospiti, Luisa Carrata, Ernesto Assante e Paolo Restuccia, per aver accettato questo nostro invito. Siamo qua, diciamo, per avviare una riflessione su un mutamento che riguarda la nostra area scuola del sito dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, riguarda l'istituto in quanto tale e riguarda anche la nostra attività dello scrivere anche al di fuori di questo contesto. Siamo per la stragrande maggioranza di noi, se non per la totalità, persone che sono diciamo cresciute attraverso forme comunicative di scrittura basata sulla carta. Questo istituto, come dire, è una specie di tempio della carta e della modalità tradizionale del produrre materiale, e siamo in una fase di mutamento profondo. Noi abbiamo cominciato attraverso il portale dell'istituto, e in particolare le due aree più consistenti del portale sono quelle della scuola e quello della lingua, no? E la scuola, diciamo, è quello che coinvolge di più anche collaboratori esterni, insegnanti e via dicendo. Abbiamo cominciato a produrre materiali direttamente pensati e scritti per essere fruiti in rete, e non soltanto, diciamo, a proporre materiali su carta a cui accedere dalla rete stessa. Questa questione ci ha posto quasi subito, diciamo, di fronte al fatto che molto spesso lo stile di scrittura era semplicemente una riproposizione su video dello stile tradizionale che utilizzavamo. E anche al nostro interno abbiamo cominciato, diciamo, a riflettere su un dato, diciamo, certo, che è il fatto che sempre più qui dentro, a cominciare dall'area scuola estendendosi anche ad altre aree, ad altri settori produttivi dell'istituto, si produrranno materiali che inizialmente dovranno essere quantomeno fruibili in doppia versione, e tendenzialmente sempre più invece materiali pensati per la rete, e in cui poi, diciamo, la loro possibilità di stampa, l'estensione su carta, sarà un elemento complementare del materiale stesso. Voi capite che questa, per qui dentro, è un momento di mutamento anche forte, nel senso che non rinunciamo alla modalità anche, tra virgolette, microsaggistica che una voce rappresenta. Non rinunciamo alle sue connotazioni di totale affidabilità, però abbiamo dei mutamenti forti sia nel mezzo attraverso cui la comunichiamo, sia nei possibili fruitori, perché un conto è il fruitore che ha fortemente selezionato anche dal punto di vista economico l'acquisizione, diciamo, del prodotto. Un conto è un fruitore che, anche se non lo riceverà magari gratuitamente, ma sotto forma di abbonamento, di cose che sono molto più soft rispetto ad un impegno di spesa, che era un impegno di spesa familiare, eccetera. Quindi muta il mezzo, muta il fruitore, e quindi abbiamo voluto cominciare a riflettere su come mutare le nostre forme comunicative. C'è un eco molto... Se spengo del tutto... Allora, c'è un po' di eco, se mi controllate un attimo. Allora, ecco, questa, diciamo, è la riflessione di partenza. Questo è soltanto uno
degli incontri che vogliamo fare, un momento d'avvio. Approfitteremo anche della disponibilità dei nostri ospiti, per esempio, per avviare un gruppo di discussione anche in rete, a partire da questa discussione di oggi, per portarla anche avanti. Penso che faremo anche degli altri incontri, no, penso, è certo che faremo anche degli altri incontri anche con l'altro versante, diciamo, il versante linguistico dell'istituto. Oggi veramente sarebbe dovuto intervenire anche Luca Serianni, che poi invece per un impegno non è potuto venire. Penso che faremo appunto col versante linguistico, con chi in un certo senso parte dal punto di vista della tutela del patrimonio lingua, pur nella sua dinamica ed evoluzione, diciamo, nell'affrontare lo stesso problema, faremo anche con loro, con lui, lo stesso con Raffaele Simone o altri, eccetera, faremo anche delle altre discussioni. Io ora cedo la parola ai nostri ospiti, per ognuno, diciamo, cercando di individuare un punto d'osservazione. Partendo, così pensavamo prima, proprio da Luisa Carrada, che in qualche modo diciamo, è entrata in contatto con il nostro, con la nostra area scuola del portale recentemente, in questo tipo d'occasione, diciamo, ha cominciato, diciamo, a porsi come esperta che però diciamo, non ha seguito tutta la frequentazione e l'evoluzione, diciamo, del portale stesso, e che quindi comincia a riportarci alcune, come dire, osservazioni di come ci si è trovata, di come ha navigato al suo interno. Non so se ho bisogno del microfono, ma c'è un problema.